Piolatore, come avete potuto vedere dalle immagini, è stato uno degli uomini più importanti dell'antimafia, uno dei politici più importanti della storia italiana. Ed ha avuto un'intuizione geniale, che è stata quella della confisca dei beni a mafiosi. Lui ha capito che per indebolirli, per togliergli quel controllo, quel potere, era importante utilizzare lo strumento della confisca. Vorrei partire con una prima domanda a Vito Monaco, che è il presidente del Centro Studi Piola Torre. Prima di tutto volevo chiedere qual è stata la sfida del Centro Studi Piola Torre e poi come hai vissuto quegli anni della legge, quegli anni insieme a Piola Torre, visto che eravate, insomma, compagni. Intanto voglio complimentarmi con il realizzatore del filmato, perché sono riuscito a utilizzare una materia grezza come quella che esprimo io, non dico il mio Franco, quanto figlio, e quindi siamo erede anche dello spirito umano di Pio. Ma il senso politico dell'operazione mi pare correttamente realizzato, e voglio complimentarlo se non per una questione così formale, proprio di sostanza, perché senso da dare a questo. Intanto il Centro Pio La Torre nasce nell'86, io sono l'ultimo presidente, diciamo, in questi ultimi anni, in cui il centro ha avuto alte e basse, come sempre, perché è un centro di volontari, quindi naturalmente, però ha sempre lavorato non soltanto sul filo della memoria e sulla coltivazione, come si dice, della memoria, ma tentando di rappresentare la natura politica dell'intuizione che poi storicamente condensata nella proposta di legge 646, la legge Romina La Torre, che raccoglie tutto un filone di un pensiero storico, politico, culturale che risale all'Ottocento, cui la mafia viene classificata come un braccio illegale armato di una parte della classe dirigente. Se non siamo d'accordo su questo, non si capisce perché questo fenomeno, nonostante tutte le repressioni di questi ultimi decenni, ad esempio, cioè soprattutto dopo la legge Romina La Torre, si sia espanso e sia diventato un problema nazionale e internazionale. Allora, lo Stato, no, no, lo Stato, oggi i corpi dello Stato non sono quelli di 50 anni fa, sono in grado, come vedete, di scoprire tutte le cosche mafiose intendo, quelle camorristiche, 'ndrangheta e così via, presenti, non infiltratisi, ma che hanno colonizzato e si sono riprodotte. Gli imprenditori di Milano che si rivolgono all'andrina locale e così via per poter battere i concorrenti sul mercato, è la manifestazione più concreta, parliamo di fatti giudiziari di alcuni mesi fa, dico che cos'è il fenomeno? Cioè è un sistema illegale, armato naturalmente, per poter vincere sul mercato e per poter ovviamente violare le regole della democrazia che stanno stretti a questi. Su questo principio, prima che fosse affermato nel codice penale che la mafia è questo, si sono voluti 120 anni e tanti morti, e questo è il problema. La legge Romina La Torre fa questo fatto, quello che avete visto alla descrizione 416 bis. Cos'è la mafia? Un organismo, un segreto naturalmente, che si avvale della forza di intimidazione, ma che si avvale anche dell'omertà, cioè quindi del consenso sociale o della paura sociale. Ma l'intimidazione per chi? L'onore, la famiglia, queste sono solo la struttura, come si diceva una volta, ideologiche, per un'accumulazione rapida della ricchezza, quindi diventa uno strumento appunto di accumulazione, direbbe qualcuno con la barba dell'Ottocento, di accumulazione primitiva del capitale. Ecco. Su queste questioni che non vanno banalizzate naturalmente, oggi il problema è aperto. Com'è possibile pensare, a parte le quantificazioni immaginifiche, cioè quei centinaia di miliardi che girano sempre di dollaro o di euro a secondo le valutazioni su quanto producono queste mafie, ma dove girano? Girano il sistema finanziario. E come gira il sistema finanziario senza accordo appunto di chi dirige la finanza a livello internazionale e nazionale? Ecco, questo è. Tant'è che se ne accorgono anche gli organismi internazionali che è un problema di questo tipo. C'è una parte del capitalismo finanziario che è come i feudatari dell'Ottocento e del Novecento, come i capitalisti del Novecento e del dopoguerra e così via, utilizzavano la mafia per controllare la manodopera, i contadini e così via, e questi utilizzano tutta questa grande massa di manovra finanziaria per riciclarla nel sistema finanziario mondiale. Narcotraffico, dove
mica se lo nascondono sotto il mattone, come si diceva una volta, sotto il materasso, sono miliardi che vanno in questo. Questa è la natura. Allora la questione è politica, come diceva questa gente che poi ci ha rimesso anche la vita. Cioè la questione è della scelta politica. Non basta avere un ministro che di turno che dichiara l'antimafia e poi non dà i soldi della benzina alla polizia per fare il suo dovere, o non va, o voglio limitare, o quando penso di limitare l'intercettazione perché così non si capiscano i meccanismi e le comunicazioni, oppure, che è la cosa più importante, si fa finta di dire ma in nome di un garantismo, ma non è stato condannato definitivamente alla Cassazione, quindi intanto possiamo candidare al Consiglio Comunale, al Consiglio di Costituzione, del Comune, della Provincia, della Regione, del Parlamento. Infatti non abbiamo detto. 416 terre approvato ora, va bene, è perfetto. Solo bisogna fare un altro passo avanti. Bisogna sospendere la candidabilità di tutti quelli che sono rinviati a giudizio. Basta. Se si aspetta la... Poi la Cassazione deciderà se è colpevole. Io intanto ti sospendo, ma ci sono i protocolli di legalità dei partiti e voi sapete come sono state rispettate. A destra e a sinistra, secondo la comodità di turno. Ma sì, però quella ha una multa soltanto e quell'altro invece ha 1 milione di euro. Allora, la questione di quantità della violazione o di correttezza e di principio formale del rispetto, perché la democrazia, come tutti sappiamo, è il rispetto anche formale delle regole. Noi abbiamo vissuto questa esperienza, a parte quella personale, io allora ero gruppo dirigente regionale PC, poi sono andato a fare dopo l'uccisione PIR, organizzato purtroppo, dico, e guardate che per organizzare quei funerali non c'è voluto grande sforzo organizzativo, sono bastate 9 telefonate a 9 segretari della federazione provinciale del PC di allora, 9, non di più, e c'è stata un'interlocuzione snervante che non vi racconto naturalmente, perché eravamo presi con il cerimoniale Quirinale, la prefettura e le cose, fino a quando arriva un certo signore con gli occhiali e così via, visto in borghese, che era del prefetto della chiesa, e lì dopo qualche riunione, qualche ora, che dice chi ha organizzato lì la Piazza Politeama, che si è riempita di gente, e Piazza Politeama è come Piazza della Signoria a Firenze o come Piazza del Popolo, cioè, rispetto a Palermo, piena, stracolma, con le strade laterali piene di gente venuta, allora non c'erano i telefonini, venuta spontaneamente. Bastava un cartello ai 4 canti della città di Palermo perché dopo qualche ora Piazza Politeama fosse piena il giorno stesso dell'uccisione. E questo signore, per ritornare, che era dalla chiesa, è tutto perfetto. Dopodiché, dopo 30 secondi la riunione era finita. Si fanno questi grandiosi funerali con qualche incidente. Avevamo detto che non era opportuno far parlare il presidente della regione d'acquisto che aveva sostituito Mattarella, ucciso alla mafia perché si era opposto a quella parte mafiosa del suo partito, quindi non per discussione di lana capina, ma per cose di sostanza, ed era una delle questioni sul tappeto. Qualcuno ha detto ma è il presidente della regione, e infatti appena ha preso la parola la piazza, che non aveva ovviamente bon ton in quell'occasione, gli ha impedito di parlare a suo fischi. Avevamo evitato che fosse anche il sindaco di Palermo a parlare quella cosa. Ed era quel Martellucci che, quando dalla chiesa, ha preso la notizia dalla chiesa, era stato nominato prefetto di Palermo, ha detto venga, venga, perché qui ne abbiamo visto di tante, sopporteremo anche lui, cioè con un atteggiamento mafioso. E io sono andato a spiegare a Martellucci di persona che lui non poteva parlarci, ma io sono il sindaco della città, e che lei non può parlare perché noi al sindaco della città di Palermo, comunque sia, non possiamo garantire che l'incolumità in quel caso, perché per quello che lei ha dichiarato non posso, io posso permettere che il sindaco venga, si è convinto. D'acquisto purtroppo non siamo riusciti per una serie di... Ma lì c'è stata una riaffermazione di principio, c'è una forza politica e poi una questione politica che ribadisce anche Berlinguer. Il delitto è politico-mafioso, per quella convergenza che avete sentito nell'intervista. La questione di Comiso non è una questione della Sicilia, è una questione internazionale che riguardava l'Occidente, ma riguardava anche l'Oriente. E non mettere i missili a Cruise a Comiso significava smantellare, come noi chiedevamo allora, il grande movimento, anche i missili dell'altra parte, cioè del patto di Varsavia,
Quindi erano i servizi segreti dall'uno e dall'altro lato che ovviamente applicavano. L'episodio che ho citato e che è scritto agli atti giudiziari, che fino a 3 giorni prima è pedinato, 3 giorni prima della morte viene cessa perché c'era le festività prossime, il servizio di vigilanza, voi capite che ha sollevato, che purtroppo interrogativi che non siamo riusciti a far sciogliere con nuove indagini, così, fino a quando non si apriranno, non si metteranno a disposizione tutti gli archivi dei servizi segreti dell'ex est e del presente ovest, tanto per intenderci, perché la questione era combinazione di fenomeni, e finisco. L'azione internazionale non doveva essere turbata. Non installare qua metteva in discussione anche la stessa installazione in Germania, che attendeva la risposta dell'Italia per dire se li faceva anche in Germania, quindi squilibrava tutto il sistema. E smantellare qui significava chiedere e dare forza alla richiesta di smantellare le trattative di Ginevra, perché si smantellassero anche quelle del patto di Varsavia. E poi naturalmente c'era che armare la Sicilia significava non solo aprire questi interessi oscuri, ma anche guardare al Mediterraneo in modo diverso, perché una cosa è che ci guardi che vuoi commerciare, un'altra cosa è che ci guardi mettere puntando i missili al testato nucleare contro. La mafia anche questa volta è stato un braccio esecutivo, esecutore di interessi più generali. Cosa ci ha guadagnato la mafia? La legge 646, cioè, perché non è detto che sarebbe stata fatta quella legge, chissà, poteva giacere anche nei cassetti per altri anni, chissà quanti, ma quell'uccisione ha accelerato la discussione, ma manco poi quella sola di Pio La Torre e Rosario Salvo, intendiamoci. Ci è voluta poi l'uccisione di Barbara di Dalla Chiesa con sua moglie e il suo uomo, l'agente di scorta, perché il Parlamento si ribellasse, per cui il 3 settembre, l'11 settembre viene approvata al Parlamento la legge così com'era e diventa infatti La Torre, Rognoni perché è il ministro cofirmatario, diciamo, della proposta definitiva, ma il testo è sostanzialmente quello, il 13 settembre viene pubblicato e si apre questo capitolo che evidenziava. L'altra questione è la confisca, perché se è uno strumento di accumulazione di ricchezza bisogna colpire la ricchezza, ed è la materia oggi anche del contendere, perché gestire beni confiscati come si stanno gestendo in questo momento in Italia, con un'agenzia non poteva fare i suoi lavori che non aveva i mezzi per farlo, e alla fine c'hai 12.000 beni, soltanto alcuni sono utilizzati, e si è dimostrato, vedi l'esempio delle strutture gestite dalle cooperative di giovani, di libri, di altro e così via, che danno esempio concreto come si possono restituire questi beni alla società, e l'altro, chiaro, se tu dimostri che l'antimafia è un vantaggio per la popolazione, che la mafia è un ritardo di sviluppo, non a caso viene evidenziato che nelle aree più ricche del paese, dalla Toscana all'Emilia, alla Liguria, al Veneto e alla Lombardia, dove c'è la presenza delle cosche mafiose, lo sviluppo si rallenta e si sviluppa, perché è un sistema parassitario che naturalmente non è vero che è un'imprenditoria moderna, è un'imprenditoria antica fondata sul parassitismo, appunto usando la violenza, la forza di intimidazione e l'omertà. E allora è chiaro che un imprenditore che sa che può farsi proteggere da quello non va a fare la ricerca tecnologica per produrre in modo più avanzato, con minor costo e con prodotti migliori per vincere la concorrenza. Basta parlare con quello, dandogli ovviamente il giusto compenso che concorrono e pattuiscono. Allora ragazzi, comprendendo questa cosa, come voi sarete i prossimi, e mi auguro, migliori dirigenti di questo paese, il problema è capire che la questione è politica e non per una battuta, perché dipende, cioè, dalla scelta nostra nel sceglierci i governanti, ma soprattutto le politiche che questi governanti devono applicare. Se lo saprete fare meglio di noi, sicuramente questo paese cambierà. Grazie. Grazie. Si diceva che l'omicidio di Pio La Torre è stato un omicidio politico mafioso, però nel momento in cui viene uccisa una persona come Pio La Torre non c'è un danno e un grave lutto per lo Stato, ma c'è soprattutto un grave lutto e un grave dolore per la famiglia, per una famiglia. E adesso mi rivolgo a Filippo, una domanda molto semplice: qual è l'ultimo ricordo che hai di Pio?
innanzitutto premetto che io abito ancora nella stessa zona, in una periferia campagna a Palermo, dove è nato Pio La Torre. E mi ritengo un po' depositario di alcuni gesti, di alcuni modi espressivi, perché lui amava, era la sua tana, perché lui nel 72, quando andò come deputato nazionale a Roma, si trasferì a Roma con la famiglia. Però lui rimaneva sempre siciliano, lo ribadiva sempre con orgoglio, non perdeva occasione sia per motivi legati alla sua attività politica, ma anche per altro, perché lui amava venire spesso a Palermo, ritrovarsi con gli amici, con i familiari, e noi eravamo la sua tana. Lui arrivava, ospita a casa mia, dei miei genitori, e lì si sbizzarriva, era molto semplice, integro, quasi al limite dell'integralismo. Non era difficile, e non era facile dialogare con lui, oppure si sbizzarriva con le ricette di cucina, lui voleva, cioè, asseriva di essere un grande intenditore di tutto. Ma lui sapeva fare solo politica, e poi non si intendeva più di niente, di tutto. Lui provò a pilotare anche una macchina accesa e voleva partire con la macchina, non si era accorto che era sopra la storia la sala dei conci di tufo, perché avevano rubato le ruote, e lui dice: ma perché non si muove questa macchina? Ecco, questo è il io ho sempre un po' di emozione a parlare di mio zio, anche a distanza di 32 anni dalla sua morte. Avevo mandato via email all'amico Emiliano Poli alcuni fogli che ho scritto, perché sto scrivendo un po' l'infanzia, perché da 20 anni in poi quasi tutti hanno scritto, no? Però della sua infanzia, sia in termini di racconti sto scrivendo, episodi della sua vita raccontatemi da lui o da mio padre, no? Però dato che siamo qui di fronte a una platea fatta da giovani e da studenti, volevo anche, che poi ve l'ho accennato lì in quel video, anche se forse qualcuno non mi riconoscerà, lo dico anche per amore, proprio per autostima, perché ero 20 kg in più. Ecco. Sì, anzi, sì. Pio La Torre iniziò attività politica, anche se ancora non si era iscritto al PC. Io devo dire che faceva politica fin da ragazzina, perché lui mi racconta di episodi vissuti lì in campagna, dove volevo fare sempre il difensore dei deboli, del bracciante agricolo che veniva magari tartassato dal campiere, dal cappellotto di turno, ma anche per piccoli fatti. Io potrei raccontarvi una storia anche, però molto emblematica, che vorrei l'ascoltaste con attenzione. Io alcuni personaggi che ho conosciuto ero ragazzino, dove è nato Pio, ripeto, in periferia di Palermo, anche adesso insomma è un po' così inglobata. Erano tutti braccianti agricoli, dove a malapena, col salario settimanale, potevano semplicemente mangiare, ma mangiare è un cibo molto povero. Figurarsi se potevano comprarsi la saponetta, non esistevano. Arrivava il bracciante agricolo, puzzava di sudore rancido, perché erano quasi tutti zappatori, e lui studiava, cioè il baglio, che è non so qui se il termine, è uno spiazzo, un'aia, ecco, circondata da povere casupole fatte da pietruzze. Lui studiava sotto un pergolato, poteva avere 13-14 anni, non di più. C'è un signore che zappava, quindi ritorna, la moglie gli fa trovare un bacile con dell'acqua e nient'altro. Lui si rinfresca la faccia, si butta un po' d'acqua sotto le ascelle. All'improvviso la moglie porta una saponetta, che poi non era saponetta come l'intendiamo noi, era del sapone molle, che si usava per lavare i panni. E quel signore prende questa cosa, che sembrava marmellata, si lava la faccia, il corpo. Un piccolo proprietario terriero, che abitava lì di fronte, gli fa: Ciccio, sarebbe Francesco, ma scusami, ma
adesso ti lavi con la saponetta. Cioè, sì, arrossendo, perché cosa, rimproci, cosa sto combinando di così grave? Ma di chi? Che fa? Tua moglie non ti diceva a letto se tu non ti lavi con la saponetta? Pio, invece di farsi i fatti suoi, volevo trovare un altro termine, ma se capiva, e dice, sì, lui adesso è un bracciante agricolo, non ha mezzi, però ha fatto un passo avanti di civiltà. Dice, ossia, gli fa questo signore a Natale, e si lava ancora, si scita, si lava ancora con la creta. E quello lì dice, ma su sbarbatello, Piuzzo, non ti do le schiaffi per rispetto di tuo padre. Quando me ne raccontò mio zio Pio, ho detto, zio, ma fatti i fatti tuoi. Discorso, eh? Perché non ti serve? No, perché il germe dell'ignoranza genera l'ingiustizia. E lui era piccolino, aveva 13-14 anni. Ve ne racconto un'altra. Di moda, no, non è di moda, può adesso è anche necessità. Avere le scorte. Spesso all'aeroporto lo accompagnavo io, addirittura mia madre lo accompagnava. Lo accompagno all'aeroporto per dire com'era, proprio integralista, eh? Non drogava, perché poi per un politico potrebbe essere anche un difetto, giusto l'omore. Allora ministro della difesa era Pirro Ruffini, nipote del famoso cardinale. Io lo accompagno in aeroporto, siamo arrivati. Palermitano. Era un cardinale, il viceré, perché lui usava passeggiare per corso per via Maqueda dentro la carrozza reale. E mi fa, Filippo, non ti fermare, fatti un altro giro. Io non intuì subito. Non l'avevo visto l'onorevole Ruffini. Faccio finta di uscire nuovamente, andare in autostrada, ritorno indietro, ci fermiamo, lui scende, lo bacio. Che cosa è successo, zio? Cosa hai visto? Ma perché tu non l'hai riconosciuto? No, 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 l'ho visto, no, no. C'era l'onorevole Ruffini. E allora, ogni volta lui mi incontra, si butta addosso e mi fa Piuzzo e mi bacia. E tu lo sai che cosa provo io? No, sì, lo dico in dialetto, ma è comprensibile. A mia mi schifia puro a sincere ciavano. Cioè, Pio era questo. Pio era questo. Comune, è vero, tutta la sua vita è costellata da queste cose, lui proprio non. Ma zio, ma tu proprio avevi necessità, perché tu a Palermo, perché lo accusavano di essere il proconsole quando lui venne a rifare il, che lui sapeva, i rischi. E lui disse, ma scusa, ma secondo te chi ci dovrebbe venire? Cioè lui che sapeva di essere l'agnello sacrificale, era cosciente l'omone. Che io lo ricordo di pomeriggio a casa mia, messo lì a prendere appunti, incomprensibili. Sempre con le rughe che non. Zio, ma che cosa stai bene? Sì, sì, come dovrei stare? Dai. Anzi, cosa mangiamo a mezzogiorno? E lui distaccava subito. Violatore era questo, io vorrei che la lezione che voi apprendeste è che tutte quelle forme di sopraffazione, prevaricazione, anche nel vostro ambito, tra ragazzi, non sopportate, non dovete sopportare, reagite. E anche nelle piccole cose, reagite. Come faceva Pio La Torre, quando sfidò, ne parlavamo prima in macchina con Vito Lomone, il ragazzino andò in un comune di una densità mafiosa altissima, si portò uno sgabello di legno, perché non c'era il palco, e lui voleva essere magari un 20 cm più alto rispetto agli altri. E in una, non c'era, la platea non c'era. Perché lui andò in Piazza Duomo, era vuoto, perché già la mafia ha detto, viaggia su cretino, su un ragazzino che aveva 18 anni, e accusò. Fece un attacco contro la chiesa, perché allora sapeva. Non... Dopodiché, finché attaccava, parlava delle condizioni dei contadini, tutto andò liscio. Quando invece si permise di attaccare, invece, facendo un esempio su quello che insomma allora la chiesa non è, l'ho preso due carabinieri sotto braccio e gli hanno detto, ragazzino, adesso tu ritornate a casa e non salire più qui. Ma lui le faceva queste cose mettendo anche a rischio, perché poi naturalmente c'era la,
nei confronti di mio nonno, quindi il padre di Pio, c'era tutta una serie perché era il comunista. Mio nonno, che era un piccolissimo allevatore, bruciarono la stalla addirittura, misero la croce, abbasso i comunisti sulla porta della stalla e fu dimostrativo, una fascina di legno lì davanti e nonno. E Pio fu costretto, per non essere causa lui anche di eventuali ritorsioni nei confronti della famiglia, giovanissimo, di andare via di casa, perché abitando in campagna è anche possibile che ricevesse una scoppettata. Lui andò via di casa, che era studente universitario, aveva 19-20 anni, fece quella scelta, poi naturalmente la sua passione politica lo portò prima ad essere consigliere comunale, e poi deputato regionale, poi diventò deputato nazionale, e poi venne a fare, come diceva la mafia, e forse anche qualcuno della nostra un po' famiglia, il proconsole a Palermo. E ha avuto un bellissimo funerale. Ho finito. Grazie, grazie. Franco, noi abbiamo visto quanto la legge sulla confisca è stata una legge importantissima, ma c'è stato anche un susseguirsi, no, con la campagna, con la legge di iniziativa popolare portata avanti da Libera nel 96, con la possibilità di riaffidare socialmente i beni alla collettività, alla società. Ecco, cosa penserebbe adesso tuo padre dei tanti giovani che grazie a questa legge tutte le estati riescono ad andare, grazie alle associazioni come Libera, come Lazio, come tante altre cooperative, nei campi confiscati al cancro italiano, confiscati alla mafia? Cosa penserebbe? Quanto sarebbe felice? Beh, molto. Sicuramente sarebbe orgoglioso che la 196, la legge fortemente voluta da Libera, che consente l'utilizzo sociale, quindi, come diceva anche Vito, la restituzione alle comunità alle quali quei beni erano stati sottratti, la giusta conclusione di quell'articolo di legge che nella sua testa intendeva innanzitutto colpire quel sistema di potere in quello che per loro era la cosa fondamentale, la roba, come diciamo noi in Sicilia, denaro, immobili, spesso aziende, e quindi l'interesse economico fondamentale, ma anche, e questo lui lo ha ben chiaro, l'elemento fondamentale sul quale quel sistema fonda la sua identità, l'ostentazione del bene, della ricchezza, fa parte della cultura mafiosa, di quella cultura di successo. Vedete, essere mafiosi conviene, perché poi si hanno case di lusso, macchine di lusso, si fa una vita di lusso. E quindi l'utilizzo sociale completa il quadro dell'azione antimafia, del messaggio culturale forte. Non solo la società con le sue istituzioni è in grado di riprendersi il mal tolto, come si dice, ma la società nelle sue articolazioni associative, cooperativistiche, è in grado poi di ridare alla comunità quel bene attraverso una funzione sociale. Perché mentre il mafioso ne fa un uso esclusivo, egoistico, per se stesso, sì, magari ti dà un passaggio con l'automobile, magari ti invita a pranzo nella sua casa, ma resta sua. Con la 196 quell'automobile, quella casa, quell'azienda ritornano a essere un bene della comunità. E questo però ci fa capire poi come non sempre questo processo di avanzamento sia lineare e sia continuo. Perché, come sottolineava Vito prima, l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, l'organo preposto per una buona amministrazione di questi beni, sino a che questi non possano essere, non siano restituiti alla società, nasce
fragile, non in grado di gestire quell'immenso patrimonio che l'efficace azione giudiziaria e di repressione delle forze dell'ordine consente di riacquisire ai beni dello Stato. Sono migliaia e migliaia e migliaia i beni confiscati e sequestrati fino ad oggi. E speriamo, come negli intendimenti di questo governo, che l'agenzia venga rafforzata, visto che gode di un personale assolutamente sotto il limite e riduttivo. Sono 30 persone, comprese i ruoli amministrativi, cioè chi poi apre e chiude la porta, fa i conti e spegne la luce. Ovviamente assolutamente insufficiente a garantire una corretta ed efficace gestione di quella immensa quantità dei beni. E quindi sarebbe orgoglioso. Grazie. Un'ultima domanda. Questo è anche un passo importante per voi, cioè quello che voi potete fare, perché Pio La Torre non ha fatto solo un regalo a tutta Italia, ma l'ha fatto soprattutto ai giovani, perché quello che potete fare è cercare un campo di volontariato, andare a fare un campo di volontariato quest'estate, vedrete che sarà un'esperienza bellissima. Ma c'è un altro importante premio dedicato a Pio La Torre, il premio Pio La Torre, istituito da Libera 5 anni fa, e anche questo è proprio per voi giovani, e vorrei che Franco, insomma, ci parlasse di questo premio come ultimo step. Sì, sono cose che fanno enormemente piacere quando viene promosso uno strumento come un premio che è rivolto alle giovani generazioni, agli studenti, alle studentesse, non solo, alle quali chiede un piccolo impegno. Questo premio nel corso degli anni si è arricchito di sezioni sempre più diversificate. All'inizio era molto tradizionale, componimenti, elaborazioni, poesie, filmati. Ormai da 2 anni ha una sezione dedicata a quelli che vogliono disegnare i loghi e i marchi delle aziende confiscate. Già abbiamo fatto, diciamo, questo piccolo regalo a una cooperativa calabrese, quest'anno ce n'è una pugliese e una trapanese. Il bando è ancora aperto sul sito di Libera, www.libera.it. potete consultare le norme del regolamento, e se avete voglia di competere siete i benvenuti. Si sta per concludere la fase, diciamo, di raccolta delle proposte, poi si passerà alla selezione dei migliori e ci vedremo a Roma a fine maggio, primi di giugno. La data verrà poi annunciata sul sito di Libera, e ovviamente a tutti coloro che decideranno di partecipare verrà reso conto degli esiti. Vi auguro di successo delle vostre proposte, ma a tutti ovviamente, e per un'altra giornata che fa fare un altro passo avanti verso quell'obiettivo che ci siamo preposti, al quale chiediamo di contribuire attivamente, della promozione di una cultura antimafia in grado di sconfiggere quell'altra cultura che non ci consente di liberare completamente le nostre capacità e le nostre risorse. Grazie. Io vi ringrazio, lascio la parola al nostro presentatore, e ringrazio l'Associazione Nazionale Legalità e Giustizia per questo spazio e per aver coinvolto così tante associazioni in un unico evento. Questi sono eventi veramente preziosi, grazie. Grazie a Giulia Bartolini, a Franco La Torre, Filippo La Torre e a Vito Lo Monaco.